cosa sta succedendo un po' in tutta Italia e anche in Emilia Romagna, immagino anche in Veneto, poi magari Jacopo ci dice chiaramente qual è la situazione nel Veneto. Stiamo invecchiando, facciamo pochi figli, c'è un invecchiamento della popolazione, anche se alla faccia dell'eccellenza che ci sbatte in faccia tutti i giorni, anche in Emilia Romagna purtroppo l'aspettativa di media nell'ultimo anno, l'aspettativa di vita media nell'ultimo anno è calata, quindi iniziamo purtroppo a tornare indietro rispetto agli ultimi 20-30 anni, quindi significa che l'offerta di salute non è più quella di una volta, complici vuoi l'inquinamento, l'Emilia Romagna è una regione con 9 inceneritori, vuoi l'urbanizzazione selvaggia, vuoi un traffico stradale sicuramente eccessivo che stanno cercando di aumentare anziché diminuire a favore di metodi di trasporto più ecologici e quindi anche più salubri. Insomma, in questo quadro generale si inserisce una situazione per cui comunque facendo anche pochi figli, rinnovando poco la popolazione, ci troviamo ad invecchiare. Il problema è come invecchiamo. Come diceva Alessandro, l'aumento delle malattie croniche è aumentato, chi il diabete, chi le malattie cardiovascolari, e quindi cosa succede? Succede che molto spesso si ha bisogno di quella che è la cosiddetta sanità di prossimità, sanità del territorio. Cioè io continuo oggi cittadino a rivolgermi all'ospedale, al pronto soccorso, anche quando eventualmente il mio problema lo potrebbe risolvere perfettamente un medico di base o una struttura sanitaria che non è deputata alla gestione delle emergenze o delle fasi acute, come sono gli ospedali. Bene, cosa sta succedendo? Succede che dopo anni dall'approvazione del decreto Balduzzi in Emilia Romagna anche si sono svegliati, così come un po' in tutta Italia, e hanno detto bene, il Balduzzi dice che dobbiamo tagliare i posti letto, tagliamo i posti letto. E con la scusa del tagliare questo 0,5 per mille di posti letto, perché passiamo da un 4,2 posti letto ogni 1000 abitanti a 3,7 posti letto ogni 1000 abitanti, quindi ne tagliamo una bella fetta, riordiniamo anche un po' la sanità, già che ci siamo, chiudiamo qualche punto nascita, togliamo qualche servizio, qualche pronto soccorso lo facciamo diventare punto di primo intervento, quindi da H24 a H12, accorpiamo 118, così che il cittadino si trova in uno stato di totale confusione, perché sostanzialmente questo è quello che sta succedendo. Cioè, prendiamo l'esempio del pronto soccorso, ci si lamenta sempre che i pronto soccorso sono ingolfati e che il cittadino si dovrebbe rivolgere ad altre strutture. Bene, fatecele queste strutture, non tagliate i servizi prima di avermi dato l'alternativa, perché questo sta succedendo. Si sono inventati le case della salute, hanno scoperto in Emilia Romagna le case della salute, ma anche queste case della salute non sanno bene nemmeno loro cosa metterci dentro. Vogliono mettere un coordinatore all'interno di una casa della salute, promuovono queste sale di accoglienza, ok, mi puoi creare l'ambiente più confortevole del mondo, ma io ho bisogno di servizi. Ci buttano dentro qualche medico di base, invogliandolo dicendo ma così a parità di introiti spendi di meno, però non si capisce bene che cosa vogliono far fare questi medici, perché sostanzialmente, almeno sta succedendo in Emilia Romagna, hanno solamente cambiato l'insegna a quello che una volta si chiamava nucleo di cure primarie, cioè un posto dove io trovavo una prima assistenza e trovavo tutta la strumentazione, tutti gli eventuali specialisti che mi diagnosticavano e la mia situazione relativa a un problema manifestato. Cioè io vado lì, ho determinati sintomi, mi fanno qualche accertamento e vedono qual è la situazione. Ovviamente parlo dei casi non gravi, per i casi gravi e urgenti deve rimanere sempre il pronto soccorso, questo è indubbio. Però mentre tagliano servizi si lamentano che i pronto soccorso vengono ingolfati, ma se mi tagli i servizi territoriali i pronto soccorso saranno sempre ancora più ingolfati, perché chiaramente è l'unico punto di riferimento ad oggi certo per il cittadino, dove il cittadino sa che trova una risposta ai propri problemi. I medici di base sono diventati negli anni dei meri burocrati, vuoi perché la burocrazia è aumentata, vuoi perché li hanno caricati anche di responsabilità, per cui molto spesso dicono ma a me, tra virgolette, chi me lo fa fare, tanto vale che vai in ospedale così siamo tutelati tutti quanti, e qua siamo nel famoso cane che si morde la coda. In mezzo a tutto questo ci hanno messo qualche taglio, a Bologna hanno aperto il primo pronto soccorso privato,
siamo arrivati a questo. I punti nascita non vi sto nemmeno a dire, non so qui se stanno facendo la stessa cosa, ma stanno tagliando a rotta di collo in poi tutta Italia. Da noi stiamo combattendo veramente da tanto tempo, specialmente per quanto riguarda tutta la parte appenninica. Voi sapete, l'Emilia Romagna è attraversata dall'Appennino e abbiamo dei paesi, vi faccio l'esempio più eclatante che è venuto fuori negli ultimi mesi, Castelnuovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, dove si è formato un comitato molto forte di cittadini, perché è inutile che il nostro caro presidente Bonaccini vada a dire vogliamo tutelare la montagna, vogliamo preservare la montagna dallo spopolamento, poi il trasporto pubblico non c'è, le scuole non ci sono, mi tagli gli ospedali, mi togli i punti nascita, e la nascita è l'emblema della popolazione montana, oltretutto in centri dove l'eccellenza comunque è mantenuta, la sicurezza è mantenuta, perché dietro lo schermo del rischio e della sicurezza, della tutela della sicurezza, in realtà tolgono servizi. Parametrare la sicurezza di un punto nascita al numero di parti fatti dentro quelle quattro mura è completamente sbagliato, perché il modello hub and spoke che loro ci vogliono vendere funziona proprio sulla rotazione del personale e sulla rotazione delle equip, perché se io le equip le faccio ruotare all'interno dello stesso ambito territoriale e faccio scambiare le competenze turnandole tra le varie strutture, mantengo l'esperienza e la professionalità di tutto quanto il personale sanitario al mio interno senza chiudere nessun servizio. Probabilmente nel caso di Reggio Emilia, visto che c'è in costruzione il MIRE, che è un grande centro nascita, ci viene così da pensare che probabilmente è finalizzato anche a convogliare tutto quanto dentro questa mega struttura che stanno creando. Non sa, se sanno i grillini pensiamo sempre male, quindi magari non è così, però chiaramente ti fanno venire voglia di pensare questa cosa, perché non si capisce per quale motivo da un lato tagliano servizi, dall'altro lato vanno in giro sponsorizzando la costruzione di nuovi ospedali e nuove case della salute. Ci viene da pensare che più che la salute dei cittadini vogliano tutelare i bilanci di qualche cooperativa edile loro amica. Però, ripeto, noi pensiamo sempre male, quindi potrebbe anche essere, siamo noi dei malfidati assolutamente, però i dati non ci dicono questo. Questa è un po' la situazione molto in breve dell'Emilia Romagna. Sta succedendo appunto quello che succede un po' in tutta Italia, in un'Italia dove poi magari Massimo Baroni ce lo dirà sicuramente in maniera migliore di quello che posso fare io, circa 11 milioni di famiglie italiane rinunciano ogni anno a delle cure, dove circa il 75% degli italiani almeno una volta all'anno è stato costretto a rivolgersi alla sanità a pagamento. Dove, ritorno all'Emilia Romagna, tra il 2012 e il 2013 l'Emilia Romagna ha incassato 2 milioni e mezzo in meno di ticket sanitari per gli esami del sangue e la diagnostica. Dice, vabbè, state meglio, siete più sani in Emilia Romagna. No, peccato, perché a fronte di una diminuzione dei ticket che riguardano gli esami e la diagnostica c'è stato un aumento delle prestazioni specialistiche, che sono quelle che nel servizio sanitario pubblico costano ancora di meno rispetto al privato. Cosa significa? Significa che al cittadino emiliano romagnolo conviene andare a fare gli esami del sangue, le radiografie, gli accertamenti nel privato, perché ha liste d'attesa inferiori che costano meno e servizi che costano meno, e poi la visita specialistica se la va a fare nel pubblico. Tutto questo cosa significa? Meno introiti per la sanità pubblica, meno investimenti, e una regione Emilia-Romagna che nella città metropolitana di Bologna spende soldi per comprare 3.000 TAC, che non vuol dire 3.000 apparecchi, ma vuol dire 3.000 prestazioni sanitarie relative alle TAC dal settore privato. Se quei soldi che l'Emilia-Romagna tutti gli anni spende per comprare delle prestazioni sanitarie dal privato li usasse per aumentare i servizi nel pubblico, ammortizzerebbe la spesa, aumenterebbe i servizi al cittadino, aumenterebbe l'occupazione assumendo nuovi infermieri e nuovo personale e manterrebbe fede all'articolo 32 della Costituzione, che dice che lo Stato italiano tutela la salute e garantisce cure gratuite agli indigenti. Purtroppo sembra che
non si voglia andare verso questa strada. E una mozione, che una risoluzione, da noi in Emilia Romagna si chiamano risoluzioni, che è stata approvata ormai più di un anno fa in consiglio regionale, ancora purtroppo non trova applicazione, perché noi, per cercare di arginare questo fenomeno, abbiamo chiesto all'assessore Venturi di ridurre i costi dei ticket e di tutte quelle prestazioni che al cittadino costano in Emilia Romagna di più di quello che è riportato dal nomenclatore nazionale. Il nomenclatore nazionale è quell'elenco che decide quanto deve costare al massimo una prestazione per la sanità pubblica. Ci sono delle prestazioni che al cittadino costano di più di quello che dice il nomenclatore. La risoluzione è stata approvata, ma è rimasta lettera morta purtroppo, perché naturalmente poi ci si nasconde dietro il paravento del Ministero delle Finanze, che deve dare l'ok, quindi non solo del Ministero della Sanità, e quindi ad oggi purtroppo non abbiamo trovato applicazione. Noi chiaramente ce la stiamo mettendo tutta con le nostre poche forze e con le nostre poche risorse per cercare di arginare questo fenomeno. Qualche piccolo risultato l'abbiamo ottenuto, io ad esempio nel Riminese lo vado portando come una bandiera, perché sono orgogliosa di aver fatto qualcosa per il mio territorio. Io vengo da Rimini, in provincia di Rimini siamo riusciti a mantenere l'apertura di un ospedale che era a rischio chiusura, appellandoci e lavorando assieme ai cittadini, perché questa è la forza del movimento, lavorare assieme ai cittadini, al comitato, salvando l'ospedale di Nuova Feltre, appellandoci proprio a quel famoso Balduzzi, che loro applicano un po' come gli pare, perché si appellano al Balduzzi per tagliare i posti letto, poi però non te lo dicono che il Balduzzi riporta un punto, un comma che tutela gli ospedali di montagna. Esatto. Quindi appellandoci a quello siamo riusciti a salvare il salvabile, un ospedale che era già stato ridotto all'osso, ma che chiaro più deribattenti, perlomeno è ancora aperto. In mezzo a tutto ciò, però, il problema principale dell'Emilia Romagna, così mi introduco un po' l'argomento di Jacopo, si pensa a rendere obbligatorie le vaccinazioni per i bambini che vogliono iscriversi, i cui genitori li vogliono iscrivere agli asili nido. Anche lì, la tutela della salute, i grillini vogliono far ammalare i bambini perché non vogliono l'obbligatorietà dei vaccini. Assolutamente no, non è questo. Noi riteniamo che costringere dei genitori che hanno dei dubbi riguardo le vaccinazioni, e noi sosteniamo la validità delle vaccinazioni, chi dice il contrario ci calunnia. E in commissione abbiamo anche minacciato di querelare, perché ci siamo stancati di sentirci dire che noi diciamo che i vaccini fanno male. Non abbiamo mai detto questo, ma abbiamo semplicemente detto che i genitori che hanno dei dubbi al riguardo devono essere rassicurati, informati e non costretti, perché si rischia così di ottenere l'effetto esattamente opposto. Purtroppo, chiaramente, tutte le nostre osservazioni non sono state ascoltate, tutti i nostri emendamenti sono stati bocciati. Ad oggi l'Emilia Romagna purtroppo è la prima regione che ha approvato una legge regionale per cui, se si vuole iscrivere il proprio figlio all'asilo nido, il bambino deve essere vaccinato con le quattro vaccinazioni obbligatorie. Peccato che le quattro vaccinazioni obbligatorie non si trovino, si trovi solo l'esavalente o quelle tre delle quattro, quindi si è sollevato un problema chiaramente di obbligo. Ne bastano tre, no, fatene sei, ma intanto iscrivetelo, poi vediamo. Un caos totale, ricorsi al TAR, quindi costi anche per l'amministrazione, chiaramente costi che naturalmente paghiamo noi cittadini, perché i ricorsi al TAR se li pagano privatamente, ma tutta la macchina amministrativa è pagata da tutti quanti noi, quindi un aggravio di una situazione che non farà altro che aumentare la sfiducia dei cittadini nei confronti di questa parte politica, e vabbè, se lo meritano. Quello che ci dispiace è se ci sarà un ulteriore allontanamento tra i cittadini e la politica, e non solo, tra i cittadini e la sanità pubblica, perché il cittadino si deve fidare della sanità pubblica.